Questo è un telescopio muonico e l'esperimento si chiama EEE, che sta per eventi ad alta energia, sarebbe Extreme Energy Events, ok? Questo telescopio muonico rivela, come avevamo fatto noi con la camera a nebbia, il passaggio di queste particelle, di questi elettroni ciccioni, appunto, sono i muoni, però questo esperimento è distribuito geograficamente in tanti altri punti del pianeta, in particolare ci sono tanti telescopi muonici in tante scuole italiane. Il telescopio ha l'obiettivo proprio di rivelare contemporaneamente l'arrivo, di analizzare dati incrociati. Nel momento in cui trova più muoni che vengono fuori dallo stesso sciame, riesce a ricostruire il punto di partenza di tutti questi muoni, l'apertura di questo cono, e questi sono eventi che nella fisica vengono chiamati ad alta energia. Allora, adesso loro vi dicono appunto qual è il principio di funzionamento di questo rivelatore in breve. Allora, se in pratica dobbiamo immaginare il rivelatore come un insieme di diodi, in pratica, e nel momento in cui la particella dovesse colpire uno di questi diodi, ionizza, diciamo, il diodo, libera un elettrone e quindi c'è il segnale, passa corrente e viene individuata una scissione ordinata in un certo senso. Quindi si riesce a determinare in maniera precisa in quale punto della superficie si è verificata la presenza di questa particella. Dopo, attraverso dei controller, i dati vengono smistati su un computer che li elabora su dei grafici. Inizialmente abbiamo proprio sul rivelatore fisico abbiamo questo bus. Praticamente questo bus che cosa fa? Rileva appunto il segnale prodotto dall'elettrone, che è dallo spostamento dell'elettrone, quindi rileva il segnale elettrico. Muone in questo caso. Lo trasferisce quindi poi a questa prima scheda che raccoglie tutti questi bus ed elabora inizialmente i dati. C'è una cabina dove vengono radunate le schede per ogni camera. Questa cabina elabora inizialmente i dati e invia infine i dati al computer finale. Esattamente, vedrete che poi da dentro il rivelatore è fatto da 24 strisce una accanto all'altra, e vi parleremo adesso anche di pochettino come vengono assemblate. La camera bottom, sì, e i due corrispondono un lato e l'altro. Questa è top e questa è fra i due. Sì. Ecco come i rivelatori di muoni sono fatti da dentro. Guardate, è alto quanto me, e ci diceva giustamente Despina che in realtà questo lavoro di costruire questi rivelatori artigianali si fa a mano, cioè il classico concetto di circuito stampato qui per questo tipo di rivelatori non esiste, perché non potremmo lavorare, una macchina non potrebbe realizzarci un attrezzo del genere. È chiaro, quindi qui è un lavoro, ha detto lei, proprio artigianale, ha usato la parola bricolage, che è fantastica, e fra l'altro ha detto porta via tanto tempo e bisogna essere molto precisi. Allora, adesso stiamo entrando nella stanza dove effettivamente si fa la costruzione proprio di questi moduli di IEE. Vedete, stiamo chiudendo una porta e stiamo aprendo un'altra porta, perché sono una sorta di camere pulite, non ci deve essere passaggio con eventuali microbi esterni. Dentro i rivelatori ci sono questi vetri, che poi sono una delle parti fondamentali a collegamento di tutta la parte elettronica, e arrivano qua così grandi, dello spessore di 1,2 mm, devono essere assemblati, devono essere puliti, si fa l'assemblaggio lì sopra, su quella sorta di marmo. E vi diamo una notizia bellissima: alla costruzione di questi rivelatori ci sono dietro spesso degli studenti delle scuole. Le foto che vedete dietro di me sono le scuole che hanno lavorato alla costruzione di alcuni di questi rivelatori. Questa è una cosa bellissima, vuol dire che la scienza coinvolge anche i ragazzi, appassionandoli. Bene, noi a completamento dell'esperimento EEE ci stiamo portando un pezzo. A casa. Di Alice. Vabbè, naturalmente scherziamo, lo stiamo solo trasportando perché la collega dovrà fare una conferenza per altri studenti di un'altra scuola che conosceranno anche loro questo esperimento fantastico.